Dopo un autunno davvero caldo e un timido inizio d'inverno, neve e freddo sono arrivati. La montagna toscana si prepara a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con le piste da sci imbiancate. Aperti gli impianti alla Betone, ieri presi d'assalto dagli sciatori alla Doganaccia e anche sulla Miata e in Garfagnana. Alla Betone si sono superati i 50 cm di neve. Aperti 10 impianti su 17. Come ogni anno, durante i mesi invernali, presso il comune di Abetone, fino ad aprile 2015, sarà attivo il punto di emergenza sanitaria territoriale stagionale, per garantire tempestività nel soccorso, in considerazione del notevole movimento turistico e dello sport sciistico che verrà praticato in questo periodo. Il servizio di emergenza è garantito da personale medico e infermieristico del Dipartimento di Emergenza e Urgenza della ASL 3. E garantirà gli interventi tutti i giorni, nelle ore diurne, fino al 28 febbraio e nei giorni di sabato e domenica fino ad aprile. Per Fagnana l'altezza neve tra i 20 e i 50 cm, aperti 5 impianti su 6. Al Casone, il 31 dicembre, fiaccolata e fuochi d'artificio, fiaccolata il 31 anche a Careggine, a Zeri, altezza neve 20 cm. La neve associata al forte vento però ha portato anche paure e disagi nel Casentino, nella provincia di Arezzo. Ad essere colpite la scorsa notte le zone tra Badia Prataglia e Chiusi della Verna, in particolar modo la Valle Santa. Le raffiche di vento hanno sradicato rami dagli alberi e danneggiato lampioni della pubblica illuminazione. Questa mattina la situazione però è tornata sotto controllo.